Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Hartmann. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva, e non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. La stazione di servizio faceva al caso mio. Là avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. Ehi, c'è nessuno? I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia. Departure, di Alan Wake. L'uomo si girò verso di me. Il suo volto era coperto di ombre. Era difficile distinguerlo nell'oscurità della foresta attorno a noi. Ma l'ascia che sollevò era ben visibile. Il sangue della vittima la faceva luccicare. L'uomo sorrise satico. Le ombre erano vive e distorcevano i suoi tratti. Era la scena di un incubo. Ma ero sveglio. Incidente! Le luci erano un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio per trovare un telefono. Nessuno! Vi prego, ho avuto un incidente! Ehi! Ehi, tu! Se non venite... C'è stato un incidente! Perdete... Mi serve aiuto! La caparra! Io... Splendido. Devo... Regina affitto... Fight! Falls! Oh, merda! Carl... Stati! Piacere... di conoscerla. Si richiede... Una caparra per prenotare... Patti... chiari. Patti... chiari.
Il posseduto era di fronte a me. Era impossibile metterlo a fuoco, come se stessi in un punto cieco causato da un tumore al cervello o una malattia dell'occhio. Sanguinava ombre come inchiostro nell'acqua, come il sangue dopo il morso di uno squalo. Ero terrorizzato. Strinsi la torcia come se potesse salvarmi la vita, impedirgli di avvicinarsi. E all'improvviso, la luce assunse un bagliore più intenso. Dovevo trovare in fretta una via d'uscita. Stucky poteva spuntare da un momento all'altro con un'ascia in mano, come Nicholson in Shining. Durante la vostra permanenza, vi consiglio di fare trekking! È l'ultima moda. I suoi comprovati benefici alla salute vi consentiranno di prendere due piccioni con una... Sì. Vi godrete sia di Brian Fossi come fosse... Abbassate... Colesterolo. Sapete male? Il bulldozer era caduto dalla scogliera insieme all'ufficio. Speravo che Stucky avesse fatto la stessa fine, ma non sarei restato lì per accertarmene. Testa era insopportabile. Non avevo mai sparato fuori da un poligono e avevo appena ucciso qualcuno o qualcosa. I corpi non c'erano, erano scomparsi. Se era un sogno, era così realistico da darmi la nausea. L'oscurità della foresta non era affatto invitante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. È la stagione del...
Rose sapeva di essersi fatta prendere dall'emozione, ma non le importava. Per lei, quel breve incontro con Alan Wake era stato l'apice della sua vita. Lo guardò mentre saliva in macchina con sua moglie. Era bella, sicura di sé, a suo agio con Wake, a differenza di Rose. Erano fatti l'uno per l'altra. Avrebbe dato qualunque cosa per essere loro amica. Che diavolo era? Quando vidi il fiume scorrere là sotto, qualcosa scattò nella mia mente. Capii che dovevo trovare il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla. Barry Wheeler era agitatissimo. Era saltato su un aereo dopo che Al e Alice non avevano risposto alle sue chiamate per giorni. Forse erano soltanto in una seconda luna di miele, ma Barry non ci credeva. Al era troppo instabile. Non dormiva, era incasinato. Barry aveva anni di esperienza nel trattare con Alan Wake ed era convinto che ci fosse qualcosa che non andava. Stachi era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia. Le scale erano danneggiate. Dovevo trovare un altro modo per salire.
Non potevo restare lì. Doveva esserci il modo di arrivare lassù. Mancava la corrente. Sicuramente c'era un generatore nel campo di legname. Li sentii prima di vederli. Piombavano dal cielo stridendo. Mi voltai proprio quando il nugolo era sopra di me. Per un attimo fissai un centinaio di occhi morti, perle nere che brillavano nel buio. Alzai la torcia e lo stormo esplose come fuochi d'artificio. Le piume bruciavano, si trasformavano in cenere. Le loro grida erano più forti delle mie.
voi forse saranno già a letto, ma se siete ancora in piedi, approfittatene. Uscite e respirate pieni polmoni. C'è un tempo splendido, il cielo è limpido. È come se la foresta respirasse silenziosamente attorno a noi. Come sapete, sono un tipo notturno. Ed è in notti come questa che rimpiango di essere rinchiuso in uno studio. Non voglio divagare libero, senza meta. E invece è come qui. D'altra parte, chi mi terrebbe compagnia per tutta la notte se non ci fossi? Oh, ma sembra che non sia il solo a fare le ore piccole. Amico, sei in onda? Ciao, Pat. Sono Maurice Orton. Ciao, Maurice. Che fai di bello? Beh, stavo portando fuori Toby. Ah, non è bellissimo là fuori? Sì, ma, Pat, ho chiamato perché Toby ha sentito qualcosa muoversi nel bosco ed è scappato a cercarlo. E ora non lo trovo più. Forse un coniglio. Certo, Toby ama i conigli. Sì, forse. Beh, ad ogni modo, se qualcuno dovesse trovare Toby, è pregato di riportarmelo. Il mio numero è sul collare. E Toby è un cane docile? Oh, Toby adora la gente. Di solito torna, ma eravamo molto lontani da casa e... ed era proprio scatenato. Un cane fantastico, ma troppo stupido per badare a se stesso. Beh, Maurice, ora Toby è là fuori. Speriamo che torni presto. Sì, grazie, Pat. Buonanotte, amico. All'inizio sembrava trovassi le pagine per caso. Il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile, o un atto creativo che aveva riscritto il mondo. Iniziai a cercare le pagine febbrilmente. Contenevano la risposta al mistero. La risposta che avrebbe potuto salvarmi. Che avrebbe potuto salvare Alice. La stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità. Colpa ai migliori! Il belly monster è senza dubbio il migliore. Il monster dog? Il famous dog? Il... Thank you.
Entrai nel garage della stazione di servizio. Era buio e silenzioso. C'era un gran disordine. Sembrava che qualcuno l'avesse messo sottosopra o che ci fosse stata una rissa. La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro, dove mi diressi. All'improvviso, venni accecato da una luce intensa. Una vecchia TV su uno scaffale si era accesa da sola. Incredibilmente, mi vidi sullo schermo, mentre parlavo come un pazzo. Illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Il cottage su Cauldron Lake? Chiese. Lo sceriffo mi guardò con sospetto. La luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio. Forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto, ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte. Avrebbe pensato stessi mentendo o delirando, mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Scienza rende immortali coloro che la fanno progredire per elevare il genere umano. Newton, Einstein, Sagan, principi fra gli uomini. Ma il prezzo di questa eredità è molto alto. A Night Springs. L'episodio di stasera, un suicidio quantico. Se la nostra vita è già scritta, ci vuole un grande coraggio per cambiarne il copione. Il dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio e in una conferenza stampa lo dimostrerà. Signore e signori della stampa, sono il dottor Barclay Colvin e sono lieto che siate così numerosi qui al Moorcock Institute. Stasera potrete assistere a una dimostrazione pratica della teoria dei multimodi.
Come potete vedere, questa è una pistola 9 mm carica. Fa parte di un esperimento teorico. Ora, tradotto in pratica, conosciuto come suicidio quantico. Ma ha detto suicidio? È una pistola vera. Sta scherzando? Vi prego, state calmi. Non c'è alcun rischio. Osservate ciò che accade quando punto l'arma alla mia stessa tempia. Ora penserete che questa pallottola sia solo uno scherzo. Non è così. Osservate il naso. Tuttavia, io stesso non posso ferirmi con questa pistola. Ogni volta che premo il grilletto, due nuove realtà si diramano. Una in cui la pistola non ha sparato e una in cui l'ha fatto. Con questa macchina ho fatto in modo che sia sempre la prima realtà ad imporsi. Mi sono in questo modo conferito l'immortalità quantica. Non sarà mai possibile che questa pistola mi uccida. Ma aspetti, aspetti. Lei sta dicendo che ogni volta che preme il grilletto, in un'altra realtà, lei muore. Sì, sì, certamente. Ma è totalmente irrilevante. In ogni momento possono succedere un'infinità di cose. E da qualche parte accadono sempre. Il punto è che questa cosa non è successa qui. Lei è malato, Colvin. Malato? Malato? Ehi, questa roba doveva stare attaccata alla corrente. Ci sono inciampato. Sciocchi. Ammirate l'immortalità quantica. Povero, povero dottor Colvin. Annientato dalla sua arroganza o dall'ignoranza delle masse. Forse non avrebbe dovuto aprire il vaso, non avrebbe dovuto svegliare il mostro. La curiosità spesso uccide. Mind Springs. Il corpo di Stucky scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio.
Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Stachi sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Scriverò. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Polizia di Bright Falls. Oh, grazie a Dio, sceriffo. Sceriffo Sarah Breaker. Lei è? Sono Alan Wake. Ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stachy, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice.